Ciao ragazzi, oggi vi mostro velocemente come suonare questa canzone qui. L'ho ascoltata pochi giorni fa tramite Instagram, una storia se ricordo bene. Sono bastati 30 secondi per decidermi e convincermi a suonarla. Allora, il brano è Mi maggiore, vedete? Poi Si maggiore. Ok, se vogliamo semplificarlo possiamo mettere il capotasto al settimo tasto. Gli accordi sono La maggiore e Mi maggiore. La maggiore. Ok, quindi il play trova giù, va sempre giù. Io sto andando giù col pollice, si può andare giù con l'indice. Allora, adattiamo la tecnica della rumba con una piccola particolarità. Allora, è questa qui. Quindi, nei video precedenti io insegnavo, consigliavo giù con l'indice o con le dita, giù, su, col pollice, battito e su con l'indice, le corde che riusciamo a prendere. Questa volta ho inserito la tamborra su vicino al ponticello, in questa porzione qui, una sorta di slap anche potremmo chiamarlo sulla chitarra. Dobbiamo far risuonare le corde. Ok? Quindi prendete confidenza, cercate di essere puliti e sonori e con quel poco di percussione. Vediamo come si sposa questa ritmica. Sempre guardate giù e su a ritmo. Mi aiuto a stoppare le corde col saltello alla mano sinistra. Stesso se utilizziamo il capotasto al settimo. Ovviamente risulterà più squillante perché prendiamo gli stessi accordi con una posizione più acute. Ovviamente questo si può fare anche senza il capotasto, tenendo il barré a settimo. Ok, quindi esercitatevi. C'è un intro carino, semplicissimo. Possiamo utilizzare la mano destra, pollice indice, o pollice indice, pollice medio. E abbiamo la sesta corda e il sol diesis, primo tasto della terza corda. Sul fa diesis, quarto tasto, quarta corda, poi si, secondo tasto, quinta corda, re diesis, primo tasto, quarta corda, sempre questo rimbalzo tap, tap, che richiama poi il beat della canzone, no? Chiaro? Lo stesso lo possiamo anche fare con sol diesis, del sesto tasto della quarta corda. E poi spostarci. Lo stesso possiamo farlo qui, sempre partendo da qui, il fa diesis, nono tasto della quinta corda e poi il si lo prendiamo sul settimo tasto della sesta corda. E re diesis, sesto tasto della quarta corda. Ripeto. Sentire gridare mio figlio di là che si sta schitarrando.
chiaro? Mi raccomando. Una canzone che entra in mente, semplicissima. Rema è l'artista, o Rema, penso Rema perché non c'è accento sull'A. E questa è Calm Down. Ci vediamo al prossimo dito e statevi calma calma. Ciao ragazzi.